Io canto una canzone per la fossa, è una cosa che mi sento nelle ossa. Sia che stiamo su, quando andiamo giù, dico bianco, blu, fino che ho la gola rossa. E io canto una canzone per la fossa, è una cosa che mi sento nelle ossa. Sia che stiamo su, quando andiamo giù, dico bianco, blu, fino che ho la gola rossa. La fossa è una religione, no, no, non c'è spiegazione. Tu mi chiedi perché, ma questa per noi, per me rimane solo passione. E in ogni partita, siamo il sesto uomo nella competizione. Anche quando è finita, sventola la bandiera con il leone. Se il play prende palla e la passa, chi è sotto canestro si libera e schiaccia. Il palazzo si infiamma e lo senti anche se sei seduto giù in piazza. È un'unione di gente pazza, su giù per lo stivale ma nessuno ci ammazza. Senza mai, senza se, fossa ovunque con te. E io canto una canzone per la fossa, è una cosa che mi sento nelle ossa. Sia che siamo su, quando andiamo giù, dico bianco, blu, fino che ho la gola rossa. E io canto una canzone per la fossa, è una cosa che mi sento nelle ossa. Sia che siamo su, quando andiamo giù, dico bianco, blu, fino che ho la gola rossa. Noi sempre con le mani in alto, pronti a incitare, anche se non c'è niente da fare. Mai spenti, mai vinti, mai zitti, se vinciamo sul Nettuno a brindare. Voi, gente distinta, ma poco convinta, c'avete macchinoni ma vi manca la grinta. Fate fatica ad applaudire le mani, per paura di sporcare il vostro Giorgio Armani. Noi cori, bandiere, striscione, i più molesti per definizione. Voi muti, non vi siete mai conosciuti, siete facce senza espressione. Noi sempre... Vai che che cretino. Siamo. Madonna, io senti, Ivan. Ecco, ma quindi ci sta ascoltando la gente su Facebook? Aspettiamo che ci arrivi un messaggio che dice "Sì, si ascolta". No. Vai. Vediamo. Vai che. È in corso la Ali si sente per radio? No, dice di no. Lorenzo dice che non si sente.
Sapete che arrivo un attimo in ritardo, ma Larice qua sta ascoltando la diretta su Facebook e non si sente. Adesso si sente, adesso si sente, perfetto. Oh. Bravo Ivan! Come al solito, quando sei di mezzo Ivan Nanni, le cose vanno un po' a scatafascio. Comunque, allora ricominciamo adesso. Bene, 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 eccoci qua, Fossilone, Fossa on the Radio. Per chi ci ha ascoltato in radio, sono stati 5 minuti di delirio. Per chi invece ci stava ascoltando, per fortuna che è arrivato adesso, frollo, perché sennò era un casino. Per chi invece ci sta ascoltando nella diretta Facebook, ci ha solo visto per 5 minuti e non ascoltato. Comunque. Ah, fantastico. Male che sei arrivato adesso, te, Alfonso. Perché c'è chi è più tardi? No, perché ci sono stati 5 minuti di delirio con Ivan Nanni. Di quelli belli. Ah, quindi mi sarei già ascoltato. Sicuro. Preso le cuffie tirate contro il computer. Scene già viste. Ah, cos'è? Vi facevo parlare all'indietro, al contrario. Cos'è riuscito a fare oggi? No, lo vedi? Ma penso che abbia fatto 1 milione di trasmissioni, cioè non so, niente, però scordarsi completamente come si fa non è. No, c'è stato un piccolo problema dalla regia, succede bello della diretta. Io ho già capito, guardate la felpa mia, avete la stessa felpa. È successo qualcosa sicuramente per questa costruzione astrale, non è colpa mia, mi dispiace Ivan. Siete vestiti uguali, vorresti dire, che è una cosa. Sì. E allora è successo qualcosa di poco fa, meglio non saperlo, ecco. Va bene, dai, cominciamo con gli argomenti. Allora, yes. Ieri c'è stata un'altra congiunzione astrale incredibile che sembrava quasi che potesse succedere il weekend super perfetto, invece alla fine lo è stato in parte, perché sì. Tu sai che io non nutro tanto, io ho già capito cosa vuoi dire, che poteva vincere Venezia, ma va bene, anche così dai, si è perso Venezia, pace. Poi è chiaro che se prendeva la Virtus era meglio. Assolutamente. Ci sono andati, l'hanno preso un po' sotto gamba da quello che ho capito, vero Pizza? Ah, io non lo so, io seguivo il risultato. Allora, ieri premetto che ho visto con la French la partita in un bar in un telefono grande così che non girava neanche, quindi la partita per intero non si vedeva, quindi della Virtus ho visto che erano anche sotto tipo di 20, 25, poi alla fine non è che abbia seguito molto perché ero contento per la nostra vittoria. Prima di andare a letto ho visto che ha vinto di 3, dico vabbè, chi se ne frega. Dico anche ad Alfonso e anche a Pizza che oggi avremo un ospite graditissimo dopo la pubblicità. Tornerà su queste frequenze il buon Leo Vicari. Wow. Con cui faremo un attimo il punto della situazione sulla fortitudine. Oggi? Adesso sì, tra un po'. Ma che bella sorpresa! Ma se sapevo così mi facevo bello. Torna Leo, mamma mia, sì, che bello. Ovviamente Leo, che è contrario a tutto quello che è tecnologia, non aveva Zoom e gliel'ho fatto installare al volo. Quindi probabilmente gli hai impallato anche il Nokia 8380. Sicuro. Va bene. Comunque sì, la Fortitudo vince e convince anche questo giro, perché ha giocato secondo me molto bene. Deve essere scattato qualcosa a Treviso, sembra almeno dalle facce dei giocatori che sia scattato qualcosa dopo Treviso, o prima di Treviso. Diciamo che dopo la pausa adesso hai vinto 2 trasferte, una poi quella di Trieste, sappiamo benissimo che tutte le volte che andiamo là che abbiamo bisogno di punti, di vincere, ragazzi, il 90% delle volte non ce la fai. Il derby sappiamo tutti com'è andato, il Paris in partita con una bomba che ti poteva permettere di andare ai supplementari. Diciamo che questo mini ciclo di 3 partite ti fa ben sperare. Logicamente non abbiamo ancora fatto niente, perché bisogna andare cattivi come delle pantere a Sassari domenica prossima e cercare di vincere anche lì. Intanto però si vede, perché
prima ci aggrappavamo a Varese, poi ci aggrappavamo a Pesaro, adesso abbiamo lì Napoli a meno due che deve venire a Bologna, quindi inizia a essere interessante la situazione. Poi più ci sono nel pentolone, meglio è, cioè, perché anche solo che Varese vince 100 partite in fila. Arriva Pesaro a Masnago e Pesaro gagna. Non ti faremmo la fortitudo se non fosse, se fosse tutto facile. È vero anche questo. Ma ci siamo. Ma hai detto una cosa importante: se riuscissimo a tenere nel calderone di quelli che stanno giusto un po' meglio di noi, ecco, più squadre è tanta roba, è meglio, perché sto campionato è in fingardo. Sì, anche perché poi comunque Napoli ha dei problemi, proprio l'ha preso Buscaglia, che è un allenatore con dell'esperienza, capace, quindi anche loro si stanno muovendo per cercare di rimanere in Serie A. Io mi tolgo subito un sassolino, se posso. Ci ricordiamo di chi diceva che avevamo vinto a Treviso perché non c'era Radori? Chi ha messo la bomba più importante ieri sera? Direi a Radori, da 8 metri, credo. E poi se lo dici te, che sei un suo gran fan. Ma io quando c'era da criticarlo l'ho sempre criticato. Quest'anno mi ha dato un po' fastidio leggere certe cose, sinceramente, perché bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, secondo me. Quest'anno non gli può dire niente. Per tutto l'anno, per la forma fisica in cui si è fatto trovare a settembre, è il vero trascinatore di questa squadra, è stato quest'anno, e sentire una cosa così mi ha dato fastidio. Poi logicamente c'è già poi chi dice che ieri abbiamo vinto perché non c'era Martino, perché è verissimo. Ma noi diamo spunti un po' a tutti, soprattutto cerchiamo di rispondere un po' a tutti, perché va sicuramente detto che è vero che c'era Cassandra che ti dice se c'era Martino perdevi, però facciamo i complimenti a Stefano Raiola che vince comunque la sua prima partita da allenatore in Serie A, mi viene da dire, no? Quindi, e poi chi era lì ha sicuramente capito quanto anche Stefano Raiola, che è l'ultimo degli arrivati in casa Fortitudo dal punto di vista tecnico, tenesse a fare bene, tenesse a mettere in piedi una partita col coltello tra i denti, viene da dire, perché comunque è inutile nasconderci, il roster quando andiamo a affrontare gli avversari sarà da qui alla fine. Anche Treviso era più lunga di noi, Trieste era più lunga di noi, cioè io credo che dovremmo veramente preparare delle partite come se fossero tutte delle mini campagne per la salvezza, delle mini finali. Ieri c'è stata, a mio avviso, molta cura, perché il valore dell'avversario sulla carta era superiore a noi, e quindi quando tu vai a guadagnare in quel modo lì, stando davanti, ma poi occhio, perché ti avevano ripreso e ti avevano superato non distantissimo dalla fine, quindi non mollare nemmeno quando tu hai fatto tutta una partita più corto, significa averci forse degli attributi, forse quelle settimane che tu hai detto sono riuscite a servire allo staff tecnico a scolpire degli attributi a questa squadra, perché va detto che Radori potrebbe essere un danno, perché dici sta bene fisicamente, sì, ma allora prende e tira sempre, invece Radori ha ad oggi l'intelligenza di fare quello che gli viene chiesto, e che vuol dire anche non occupare troppo spazio, cioè alias non mangiare palloni quando la squadra va, ed era necessaria, lo dicevamo dall'inizio, questa sua evoluzione, è importante che lo stia facendo quando siamo contati, ma la bomba di ieri è stata proprio la pietra, perché quella lì è stata pesantissima. Tra l'altro poi, cioè, durante la pausa ci aspettavamo una storia diversa, diciamo, perché comunque ci sono stati momenti difficili, è arrivata la Conte, invece c'era chi diceva che addirittura poteva partire da Rosale, arrivare un giocatore che fosse più adatto, insomma. La squadra magari poteva arrivare alla prima partita con Treviso modellata, eccetera, eccetera, invece ha navigato in brutte acque e comunque è riuscita a compattarsi, quindi bravi, continuate così.
dobbiamo andare in pubblicità al Pasqua. Allora, se Ivan Nanni è sveglio, sì. Okay. Che domanda retorica al contrario. Allora, andiamo in pubblicità, ci sentiamo fra un paio di minuti. State lì. Ma ho sentito che è partita la pubblicità. Se ce l'avessimo sempre questo jingle, ma era un treno merci che gli stava frenando canto quel rumore di magari se l'avrà fatta il treno merci a fermarsi in tempo, chissà. Ivano ha mandato il link a Leo Vicari, quindi stai concentrato. Sono concentratissimo, appena arriva lo vedo. Allora Fabio Comani Comani dice crediamoci fino alla fine. Poi Cippo dice Pacchio Ninino, deve essersi comportato bene ieri Pacchio, immagino. Claudio Bonni dice volevo ringraziare la Fossa per la trasferta di ieri, spettacolo puro, forza fortitudo sempre. Grazie. Ieri è partito un bel manipolo, scusatemi, di speranzosi leoni, perché chiaramente la giornata non è che fosse propizia. Ci auguriamo che da qui alla fine il numero di speranzosi leoni vada crescendo, perché questa squadra ha bisogno, e ne avremo molte fuori, ha bisogno di un gruppo di ragazzi a tifarli bello convinto, perché se manteniamo questa energia c'è possibilità. Diversamente Regaz è baratro, cioè, li abbiamo già visti come sono quando... Ivan si è bloccato sulla mela diretta. Speriamo di... Cos'hai detto? Che c'è una diretta ferma attualmente. Sì. No, sta andando tutto qua, quello che vedo io. Allora forse sei solo tu. Ok. Ma poi c'è anche da dire che da ieri c'è una persona in più che poi in trasferta. A proposito, io intitolerei la trasferta di ieri a Trieste, tiriamo a Campari. Non ero presente per te sui Campari che sono arrivati. Io bene a decine anche, ma a centinaia è la prima volta che ho a che fare con delle confezioni da centinaia di Campari, non le avevo mai viste, quindi tiriamo a Campari. Chi ce la sa? Roberto Rabicau dice ma se le vinciamo tutte che problema c'è, andiamo ai playoff e buttiamo fuori le bave. Esatto, è questo che dobbiamo puntare. Roberto Rabicau, quanto la paghi al grammo? Manda secca. Dai, su, stiamo coi piedi per terra, per favore. Però la matematica dice questo. Pasqua, tu, il positivismo e la matematica, siete delle correnti che dovreste far parte di una forma astratta di filosofia. Non succede, raga, stiamo coi piedi per terra e fa così. E ci saranno altri convinti come Pasqua adesso. E ricominciamo da capo. Francesco Gentilini dice Treviso e Trieste sono da sole più del doppio delle vittorie della F quest'anno. Eh sì, sono 4 vittorie, sono 8 punti. Sì. Ne hai 14. Per ritorno, ne hai 14, sì, che questo è matematica. Quello che stavi tu dicendo, questa è matematica. Poi Valle Ruscitti dice che è scattato che abbiamo avuto 10 giocatori. Beh, non, sì, ha referto 10 giocatori, però alla fine 2 non sono entrati comunque. Non sono d'accordo, perché ieri sì, a roster era così, ma poi chi guardava il nostro play e Procida capiva e sperava che quelli che erano in campo ce lo facessero, perché Durham e Gabriele ieri quello che potevano dare l'hanno dato, di più non potevano dare, ecco. Quindi non facciamo, ieri eravamo anche senza Durham, che finora è stato il play di riferimento della squadra, poi ha dato una mano, però non era lui il play della squadra, cioè non stava bene. Aspetta pure, senti che bello, stiamo tornando, appena va giù vai, proviamo così. Non si sente un cavolo. Questo è il bello effetto, hai capito? Si sente? No, sì. Si sente un eco come se fosse in fondo al Vaillant, tipo. Non va, non parte, non stacca. Vai! Oh, bene, 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 eccoci qua. Fossa di Leoni, Fossa di Redio.
Che cazzo, però, cioè, guarda, Ivan Nani sei... ma perché non c'è Pippo Nani, scusate, veramente? Perché ha detto che era troppo stanco dopo la trasferta. Poverino. E tu fammi capire. La prossima ancora meglio, visto che ci sarò anch'io in quel di Sassari, quindi... Anch'io, molto bene. Siamo tutti a Sassari. Tutti e quattro, aio. C'ho Leo Vicari in attesa, cosa fai? Dai allora, falli entrare. Ammetto. Ammettilo. Eccolo lì. Oh, grande Leo. Aspetta che sta connettendo l'audio. Eccolo lì. Ciao Leo, ci sei? C'eri. Ah. Ciao ragazzi. Bella, ciao Leo. È da un sacco che non ci vediamo qua su a Fossa on the Radio. Io e te ci vediamo spesso in giro per Bologna, però sì. Ma in circoli culturali fondamentalmente, no? Esatto. Okay. Non li vogliamo conoscere. No, ma roba tranquilla. Roba ciao tranquilla. Frollo, ciao Frollo. Ciao caro, ciao Leo. No, roba tranquilla vero, perché io ho consigliato una birra a Pasca. Si può dire birra in questo programma? Si può dire. Ho consigliato una birra a Pasca, lui l'ha guardata e ha detto, ma questa è troppo alcolica. Allora... posso dire che è successo, eh? È successo. In modo di no, Pasca. No, è vero. Ma quanti gradi era? Io ne capisco poco. 10, sì. Leo, ti avrei detto la stessa cosa che ti ha detto Pasca. Ecco. Ok, così. Leo è amante di birre di quelle a questa gradazione con sapori un po' strani. Esatto. Che sappiano di birra, giusto? Che non sappiano di qualche cosa che sì, ricorda la birra, ma in realtà no, sai pacche, cosa? Adesso non è che vorrei affossare bello. Questa è una bracciolata, bravo. Una reputazione già abbastanza compromessa, però una birra a 10 gradi buona, corposa, ti fa da pasto. È vero. È tutto un altro discorso. Allora, sì. Se devi far stare tutte le calorie, le energie che tu trai, ci può stare. Cioè, con 5 euro risparmi alla stavo fine. Volevo farlo dire a te, risparmi, ma non è che cammini drittissimo andando a casa. Ecco, sì. Cioè, è pizza e birra in una birra, praticamente. Esatto. E anche come aromi, puoi trovare un po' quello che ti aggrada di più. Alla fine è un pasto. Ma assolutamente. No, è un pasto quasi da astronauta. Ecco. Il problema è se te ne fai due. Anche lì è come chiedere il bis, esatto. Anche poi dopo sì, ecco. È troppo stroppia, no? Uno ha fatto un pranzo di matrimonio, dice ne faccio un secondo. Non si può. In quel senso dicevi il bis, pensavo un'altra sì, cosa. Bis. No, quella è la doppietta. Allora, Leo, ci eravamo visti prima del derby che non eri molto fiducioso su questa fortitudo, ho detto vabbè dai siamo lì, vai. No, allora in realtà io in tempi non sospetti ho fatto una tabella salvezza. Ai, no. E l'hai messa in cassaforte e poi la tiri fuori a fine campionato? L'ho fatto vedere a una persona sola, però avevo fatto che è, possiamo dire, Lucas Garbi, uno dei tronisti di Quasi Gol, la trasmissione che faccio. Lui è Virtus, lui è strano, che lui è virtusino, ma è della provincia di Modena. Quindi lui non ha come rivale la Fortitudo. Ah, ok. Cioè, lui è un virtusino ambizioso, quindi i suoi rivali sono altri. Quindi con me, cioè, riusciamo a parlare di basket senza bisogno di arrivare subito alla diatriba, no? E io gli feci questa confessione, che secondo me ci si salvava 20 punti. Mi sono dovuto ricredere, ma nel fare l'altra tabella salvezza non ho mai più tenuto conto delle squadre su cui dovevo rincorrere, quindi a me di quello che fanno le altre non me ne frega niente, a me interessa solo che arriviamo noi a 22 e mi ci gioco una birra da 10 gradi due a 22 si salva se arriva a 22, ovviamente. Ecco. Quindi tutte le volte che mi veniva detto ma Pesaro ha vinto a Varese, ma l'hai messo in conto
che Cremona vince il recupero, così via, non me ne frega niente, perché come si sta vedendo, senza bisogno di essere, come direbbe Mihailo, visto gli scienziati nucleari, alcune vincono, alcune che sembrano tramortite vincono, ma ci sono delle squadre che sono in una fossa dalla quale non stanno venendo più fuori. Trento non ne viene più fuori, Napoli non ne viene più fuori. Allora è il destino tornato nelle nostre mani, incredibilmente. Sì, vero, vero. Questa mi sembra di poter definirla una positività ragionata, mi piace molto. Questo 22 l'hai determinato guardando un po' a naso, diciamo così, l'hai alzato da 20 a 22 o c'hai dei calci, hai un foglio Excel con dei calcoli, no? Se non sbaglio la retrocessione della Virtus era 22, vi ricordate quando retrocesse la Virtus che arrivarono tipo in tre a pari punti? Tu sai, secondo me se noi arriviamo a pari punti con qualcuno, poi ovviamente ognuno in questo momento può togliere le mani, non al volante, però insomma, e metterle in tasca, a vedere se sono ancora le chiavi della cantina anche. Credo che noi ci siamo messi in una situazione in cui se noi dovessimo arrivare a 22 avremmo la gran parte degli scontri diretti a favore. Guarda, ma direi poi più che altro devi anche giocare. Infatti, quindi se arrivi a 22 vuol dire che quelle l'hai battuto, esatto, più o meno. No? Quindi c'è un discorso di statistica, umore e anche ragionamento, perché obiettivamente Trento e Napoli attualmente stanno facendo molta fatica. Vai con Cremona, con Napoli, con Pesaro, diciamo così. Praticamente il ragionamento che le porta. Sì. C'ha del anche costrutto. Sei già 2-0 con Treviso, eventualmente si vuole mettere anche quello. Ci devo mettere Treviso, assolutamente. Non arrivo a dire Trieste, ma Trieste sono 6 partite di fila che perde e non sa da che parte ricominciare. Ha avuto la sfiga di Fernandez anche Trieste, non è che tutti poi sono capaci di rialzarsi da un momento all'altro quando le cose ti vanno male, perché quando le cose vanno bene puoi andare avanti senza navigatore, è quando sei da solo in mezzo al bosco che non sai più dove sorge il sole. Tutto molto corretto. Buscaglia possa far bene. Come, scusa? Cosa pensi che Buscaglia possa far bene a Napoli? Bravo, l'hanno preso. Io speravo non prendessero dal mondo. Tu sai, Leo, che i ragazzi qua in settimana mi avevano praticamente convinto che la scelta di Napoli cadeva su Pancotto. Io avevo già comprato lo spumante migliore, purtroppo è andato Buscaglia. Però i ragazzi qua hanno provato a convincermi che firmava Pancotto. Sarebbe stato una garanzia in più, forse. Io mi ricordo che tu avevi dei rapporti così degli scambi di vedute così. Sì, vedute, proprio vedute, ma ho provato anche con le sedie, ma si è rimasti sulle vedute, ecco. Sì. Ah, cioè, arredamento. Arredamento, sì. No, io spero che, non so, Buscaglia attualmente è ancora impegnato con la nazionale Orange. Non è una più pallida. Perché aveva, mi sembra, il doppio. Speriamo che ci capisca poco. Effettivamente Napoli adesso è un bel rebus. Napoli ha fatto di tante belle figure, di 2 o 3 belle figurine, mal combinate. L'ultimo innesto di Totè sembra, ecco, ti do ragione, perché magari dal monte sulla panchina di Napoli, dal monte comunque Totè lo sa anche trasformare in un giocatore utile e trovava uno spot in più a Napoli. Sì, mi trovo d'accordo. Per fortuna non è andato Luca. Al momento Totè sta facendo male. Lui è così. O gioca in quel modo un po' avulso, o trova l'allenatore che obiettivamente gli riesce a dare una costanza. Ma deve essere un giocatore molto particolare, perché penso sia solo dal monte a riuscire a cavarci qualcosa di concreto. Ecco. Poi, Leo Vicari, abbiamo un problema con la regia, che c'è un cioccappiatti in regia. Tu sei libero tutti i lunedì da qua fino all'eternità? Costo molto, lo sai. Guarda, sai chi rispose così ad Andreotti? Petrucci, quando gli chiese la presidenza della Roma, gli disse costo molto. Costo molto. Ma le persone umili noi le adoriamo. No, esatto. Qui è bello quando lo sport è fatto da persone di cuore, no? ti chiedo qualcosa sui cugini.
perché sembra che a noi perdere i derby faccia bene e a loro vincerli mica tanto, ecco. No vabbè, ma io mi prendo sempre in giro, io ho più amici grottosini che fortunini, io li prendo sempre in giro perché ogni settimana dico, cioè trovo un pretesto e dico, boh, trovo scandaloso che non siate ancora andati sul mercato, anche oggi l'ho detto a uno, non mi ricordo per che cosa, ecco, cioè è lunedì e la Virtus non ha ancora comprato nessuno, cioè io non sono abituato con Macca, sì, Massimo Macca, poi salutamelo, cioè, Macca, quando gli fai queste battute, assolutamente. Ah, vi saluta Simo Barbuti, questo l'ho sentito prima, e quindi Macca, quando cerco ogni tanto di difendere l'ingiustificabile, tipo non so, la Virtus che perde con due volte con Tortona, la Virtus che perde con Napoli così, o con Lubiana in quel modo anche. Fanno talmente parte, Frollo, di un'altra dimensione in questo momento che noi siamo più importanti. Bravo. Cioè, più importante la salvezza della Fortitudo, no? Cioè, io ti dico la verità, l'anno scorso in finale scudetto, cioè, io non riuscivo a tifar Milano. Io ti favo sempre per il 20-0, lo scudetto non ha segnato, ma è un'utopia ovviamente. No, finché le dimensioni sono così lontane, non lo so, pensa che ieri mi era venuto anche uno strano pensierino così, poi mi sono messo a vedere il Bologna, quindi ho smesso di fare anche un altro tipo di tabella. Mettisela invece che vincerne quelle sufficienti, ho già capito, ne vinci di più. Bene, quindi arriva ottava, quindi vai playoff e c'è il derby in primo turno di playoff, cioè era ovvio che ho pensato, cioè hai vinto a Trieste dopo che tanto succede dei punti, sei andato sotto di tre e così via, quelle sono le classiche partite che la Fortitudo le perde, quelle invece non le vinci. Perché non devo pensarlo, cioè nel senso, perché non devo pensare finché rimane un pensiero, poi se andassi in trasmissione a parlarne sarei un ciattone, sicuramente passa che quegli altri 5-6 che rimangono molto molto positivi, però sì, no ma io non sono positivo, Frollo, però ho visto tutto, cioè abbiamo visto, ma cavolo, ma come abbiamo vinto a Napoli, vero sopra di 20, poi recuperati, arrivati quasi alla fine, facendo fare il record da 20 anni a questa parte di maggior punti segnati al giocatore della squadra che perdeva, perché noi abbiamo fatto mettere un record che era da 20 anni, tipo quello di Mennea, capito? Con noi Parks l'ha fatto, un record inutile, ma l'ha fatto, e Parks ha fatto 30 punti in 10 minuti a Napoli. No, durava 30 secondi in più, perdevamo quella partita. Sì. Ma come le vittorie di Treviso e di Trieste sono venute con partite uniche a sé, le ho dette forse due battaglie preparate bene, speriamo che sia questo lo spirito da qui alla fine, perché se noi andiamo con lo spirito veramente di Davide, col massimo delle forze che può giocare contro il Golia di turno, ce la possiamo giocare, ma se non andiamo così, l'abbiamo visto, è una squadra che si fa fatica veramente a guardare. Guarda, avere portato in panchina un paio di anime, anche solo quello, secondo me serve. È inutile. La retorica della maglia è retorica proprio perché c'è anche un fondo di verità. Poi è ovvio che non si vince solo portando una maglia, però se non te la senti addosso e qualcuno che non è più qua non se la sentiva addosso, o anche causa Covid, non ha capito dove fosse, perché non, in tanti in questi 2 anni non hanno capito dove fossero, è qualcosa che può fare quella differenza che non è vincere un campionato o retrocedere, ma è fare 2 vittorie più o 2 vittorie in meno. Quando ti trovi a un supplementare, quando ti trovi a un minuto dalla fine e hanno 2 possessi gli altri, hai un possesso tu, quando le tue 3 bocche da fuoco, perché noi abbiamo 3 bocche da fuoco, magari qualcun altro ha una squadra più completa, ma noi Feldin, Frazier e Aradori, ragazzi, Feldin, Frazier e Aradori presi a secco, secondo me c'è qualcuno che ha 6-8 punti più di noi, gli farebbero comodo e come? Allora, se Feldin, Frazier e Aradori fanno tutti e 3 doppia cifra,
la differenza che se fanno 9-9-8, uno dice cosa farà di differenza? 6 punti, e sono quelli con cui hai vinto le partite. Sì. Sì. Salvo poi reggere i reparti tipo sotto canestro, dove chiaramente dovrai inventarti qualcosa, perché ne hai uno e il secondo ha il tuo spirito ed è Jacopo, certo. È l'americano, quindi lì obiettivamente noi dovremmo inventarci ogni volta, come ieri si è inventato degli attacchi e anche delle difese molto molto particolari. Ragazzi, non è il motivo per cui ci sono gli allenatori, questo però, perché se noi prendessimo il brutto esempio degli allenatori del calcio che vanno nelle squadre ricche e dicono adesso mi compro, il primo fu Cappello, no? Il primo della nuova era, a dire ok, io vengo da voi, voglio più di quello che guadagna di più, e poi voglio il portiere che dico io, il difensore che dico io, il centrocampista che dico io, l'attaccante che dico io, il resto fate voi. Allora, è un bel dipendere, cioè, ok, sei bravo perché sei capace col tuo carisma di farti accontentare, però tu in campo devi metterci qualcosa di tuo anche oltre agli 11 che ci sono. Quindi, dalla categoria più alta alla categoria più bassa, l'allenatore è per questo che serve, per controvertire le situazioni di problemi, perché altrimenti in campo ci vanno loro e sanno tutti che devono palleggiare, non camminare con la palla in mano e tirare a canestro e buttarla dentro. L'allenatore serve proprio nei momenti in cui la soluzione non è il talento individuale. Perfetto, questa è una frase quasi da... Non so se l'hai già detto altre volte, ma è molto... No, non l'ho mai detto. Molto... È tanta roba allora, tanta roba. Cioè, mentre raccontavi convincevi tutti ed è obiettivamente quello. Vabbè, ma Leo Vicari ha questa particolarità che quando parla tutti lo ascoltano, lo guardano come se fosse un dio. No, no, ma assolutamente, però io dico pochi concetti, sono un rompimaroni assoluto proprio, sono di una pesantezza assurda, però quei 3-4 concetti io li dico perché li ho provati. Quello che non sta succedendo al Bologna è che non c'è qualcuno fuori dal campo che si sta inventando qualcosa quando in campo fanno la prestazione da 6. Se noi abbiamo Aradori, Feldini e Frazier che fanno la prestazione da 6 in pagella, noi non vinciamo contro nessuno. Se la fanno da 6.5, noi ci salviamo. Quel gap lì è Martino, ragazzi. Sì, 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 e convincere anche i giocatori a giocare in altre cose, a fare altre cose, poi ai giocatori che obiettivamente sono anche molto utili. Adesso c'è il dilemma di Procida, no? Perché la settimana scorsa perso un derby che abbiamo visto a Trieste, è stata una sconfitta solo per la classifica, perché ha dato comunque una continuità, una convinzione del lavoro, l'abbiamo portata in campo. Viene a dire le possibilità, cioè di andare proprio a ottimizzare, è un'ottimizzazione che deve fare poi alla fine l'allenatore, ma talvolta deve convincere dei giocatori che devono essere qualcosa, e qui voglio arrivare ad Aradori, ecco, perché noi abbiamo visto fare tanta fatica, ma non ha mai quest'anno deragliato, ha mantenuto un livello fisico accettabile, e è una delle più grosse incognite quando Repesa saluta, che poteva essere lui la chiave di quella promessa, no? Effettivamente Aradori, anche sotto le critiche, anche con dei problemi fisici, comunque non ha portato via troppo spazio, ha consentito comunque a dei meccanismi di squadra di divenire tali. È un giocatore utile, sembra un giocatore utile quest'anno. Io su Pietro su questo ti dico il parallelismo, perché Procida sul ruolo magari ci dà tutt'altro e possono giocare anche assieme. Ma certo, io pensare a tutte le critiche che ci sono state a Martino, che per me Antimo non è Phil Jackson, però è uno che, a differenza di tanti altri, ha una cosa in comune con Dalmonte e non, ad esempio, con Yasmin Repesa. Lui sa benissimo dove si trova. Dalmonte l'ha capito dopo mezza giornata dove si trovava, Repesa non l'ha capito in un mese. Quindi il fatto che Martino sappia dove si trova è fondamentale. Cioè, come quando la mattina la prima cosa che fai è lavarti i denti. Se la prima cosa che fai sono fare delle flessioni, hai un gran telaio, però puzzi. Cioè, c'è qualcosa che manca, no?
E allora tanti altri allenatori, Fortitudo, che sono arrivati anche con dei gran galloni sul petto, non hanno reso perché non hanno capito dov'era. E Antimo sa dov'è e Pietro Arradori sa dov'è. Quando gli amici, soprattutto virtusini, ma anche Fortitudini, mi dispiace, parlano male di Arradori o comunque qualunque pretesto è, Arradori non difende, ma se dovete salvarvi con Arradori, ciao, ma guarda Arradori qua, Arradori là, mi sembra che abbiano poco approfondito la materia. Io un po' l'ho approfondita la materia Arradori e credo che uno ha... Quanti anni ha Pietro? 33? Quanti ne ha? Ecco, io credo che non abbia ancora voglia di essere quel giocatore patetico che si fa ridere dietro. Me l'ha insegnato un DJ questo. Quando sei ancora molto bravo, ma la gente smette di capirti, devi smettere. Ecco, spero che non arriviamo tutti a non capire più Pietro, perché secondo me è molto utile. Assolutamente. E poi noi abbiamo parlato spesso in trasmissione e credo che comunque la presenza di un giocatore italiano, soprattutto nel periodo in cui il tipo dentro palazzo non c'era, non poteva dare il contributo, eccetera, eccetera, sia il vero collante per giocatori stranieri che arrivano qua e non sanno dove sono capitati, perché non è facile giocare senza il pubblico, senza la posta, senza capire dove sei finito. E penso che quello glielo possano soltanto cercare di imprimere mentalmente i Fantinelli, Mancinelli, certo, e appunto, certo, appunto Pietro. Lo zoccolo duro lo fanno la chimica, tutto quello che viene di positivo nello spogliatoio lo fanno gli italiani, sono loro che devono dare gli input agli americani, e mi sembra che questo ci sia adesso, perché comunque parliamoci chiaro, cioè ieri abbiamo visto 4-5 giocatori in doppia cifra, sono tutti stranieri, quindi ci stanno dando. Ragazzi, noi abbiamo visto uno straniero che è qua da un mese e mezzo spaccarsi un braccio, farsi medicare, tornare in campo, e vi ripeto, tutta la retorica che vogliamo, ma la retorica, come le leggende, ha uno sfondo di verità. Cioè, questo qua ha giocato in una condizione che in un altro momento poteva benissimo lasciarlo negli spogliatoi. Parli del Greco a Treviso, certo. Dici? Sì, sì, cioè gli hanno cambiato 3 bendaggi, sembrava quasi un eroe da battaglia, e comunque non ci mollava e ci dava, e a Treviso è stato fondamentale. No, ma speriamo che quel lavoro costruttivo che è stato fatto durante la pausa vada di lungo. Ho trovato questi risultati. Ecco. Cosa fai? Così? È il solito telefono, ah. Parte da solo. Oh, Levico, arriva, a parte i messaggi della gente che dice bella Leo, ti salutano. No, un messaggio che è arrivato che dice: ieri mattina, prima della trasferta a Trieste, su Sportando prima, Bologna Basket poi, è comparso un articolo di Repubblica dei mancati stipendi degli americani con conseguente possibile azione legale da parte loro. Dopo 20 minuti è stato tolto tutto. Anch'io avevo notato questa cosa di questo articolo che dopo un quarto d'ora, 20 minuti è scomparso. Cosa, tu ne sai qualcosa di più? Tu sai, cioè, cosa ne pensi di questa cosa? Io non sopporto purtroppo anche avuto uno screzio. Io cerco sempre di fuggire dagli screzi, però. Chi, uno screzio tu? Impossibile. Ho avuto uno screzio con un collega perché ho detto la mia sul fatto che secondo me la categoria dei giornalisti, per andare un po' incontro anche alle voglie pruriginose dei lettori, sta parlando troppo di soldi in ambito sportivo. Io credo che lo sport debba essere sempre straprotagonista e di soldi si debba pagare quando succede qualcosa di efferato. E invece, se ci fate caso, è un argomento all'ordine del giorno che tira molto, che fa parlare, fa polemica, fa dibattito, e tutte le volte che mi arrivano dei messaggi del genere in trasmissione io rispondo per le mie, certo con civiltà, però chiedo sempre: diamo un sacco di soldi a quelli. Io dico: ma tu la tua parte quant'è? Quanto gli dai?
Ah, da quello abbiamo guadagnato, da Svanberg prendiamo 25 milioni, per dire, no, che c'era questa favola assoluta che io provavo a dire alle persone, ma non ci credete a queste cose, da Svanberg prendiamo 25 milioni, dico, ma il tuo dividendo quant'è? Perché a me non è ancora arrivata la cedola, cioè faccio una telefonata, dai, insomma, mando una mail, ci stiamo esaltando, stiamo penando, stiamo traslando la nostra passione sulle cose sbagliate. Ovvero il rapporto tra stipendio o costo del cartellino e rendimento in campo. Non mi piace. Scusa, dobbiamo andare in pubblicità e ci sentiamo fra un paio di minuti. State lì. Vedi, invece la base di avere la diretta Facebook, noi andiamo avanti, intanto c'è la pubblicità. Vai con messaggi arrivati per Leo, dai. No, okay. No, beh, per Leo, sì, c'è gente che dice, Lorenzo Di Giuseppe dice, sono d'accordo con Leo Vicari, a 22 sei salvo, quindi è inutile stare a pensare alle altre. Lorenzo da Teramo. Ah, io solo per scaramanzia, visto che 22 fu quella quota della Virtus, no? Mi sembra fosse 22 la quota della Virtus, sì. A me sembra che l'ultima l'avesse anche con Reggio Emilia. Famo sì. 23. Si sì. Può fare 23. Alla Michael Jordan. Sì, 23, dai. A 23 ci si salva. Poi Giuliano Trevisani. Così, però Frollo, però giocava a Reggio, non a Casalecchio. Dai, è vero, c'è questa anomalia sull'ultima, è vero, perché sarà andarla a pensare come una partita decisiva, è ovvio che le stiamo pensando tutti così, pensa quanti potremmo essere a Casalecchio. È un messaggio che mi è arrivato in trasmissione dicendo, ma se la Fortitudo gioca la salvezza l'ultima con Reggio Emilia, più o meno di 5.000, era questa la... Ah. Io direi dai 5 in su, 5.000 direi, almeno. Sì. Sono quelle occasioni dove anche chi magari non ha frequentato il Paladozzi, mi ricordo da Cinno, Modena, quella partita quando disfammo il Palapanini, che c'erano, ebbe qualche milione di danno. Se lo chiedi a Michelini, ride ancora Michelini, credimi, se lo ricordo. Almeno un milione di lire. Sì, sì, sì. Di allora. Ma direi tra i 30 e i 40, se Paolo ci sta ascoltando, lui la cifra se la ricorda. No, tornando a quello, in quell'occasione c'erano proprio tantissimi fortitudini, perché era una partita vincendo quella, poi battevi Rimini e venivi su, e c'erano dal mio paese anche dei virtusini, ma è stato una, cioè veramente per quello proprio che non ci odia, che vuole Bologna, c'erano anche e ti favano, quindi si creano in quelle giornate lì, io spero sopra i 5.000, se ovviamente conta qualcosa, ma c'è un manipolo di matti che va a Sassari e la trasferta è 2 mesi che l'ha prenotata. Esatto. Dovremmo essere anche a Sassari, ecco, in discreto numero. Grande lungimiranza, grande coraggio nel prenotarla, perché poi non si sapeva come. Ah, certo. Se te la spostavano al sabato era fritto tutto, hai capito? Oppure se te la mettevano un orario assurdo. Per adesso sembra che vada tutto e dovremmo essere a Sassari a sostenere la Fortitudo. Alla grande. E Sassari è una squadra che sarà un campo difficile, ecco. Dove se non sbaglio non vinciamo mai. E diciamo, toccandoci, è tipo Trieste, ecco. No, però Trieste, come percentuale di vittorie. Con Trieste negli ultimi anni ci abbiamo giocato parecchie volte. Sassari bisogna tornare alla 2 con Dalla Scome, si squadrerà magari a Sassari prima di venire da noi, ecco. La vecchia Dinamo, comunque è una società rimasta. Sembra che il primo anno di Serie A con Martino lì abbiamo fatto 2 quarti bellissimi. Vero. Mi sembra di ricordare. E poi dopo purtroppo non la portiamo a casa. Però era un'altra Sassari. Assolutamente sì. È una Sassari questa che ha aggiunto Miro Bilan, che evidentemente la Virtus si è fatta sfuggire, ecco, magari. E chiaramente stiamo tornando in radio, come sentite il jingle. Si sente il jingle? Si sente male, ma si sente. Lo vedi come siamo messi in regia? Vai. Oh, bene, eccoci qua, Fossa del Leone, Fossa del Radio. Puntata numero non sappiamo, abbiamo però qua Leo Vicari. È la regia internet, è in sede, è in Viale Toscana. Sì. Allora, saluto tutta International, posso, ecco, visto che ci siamo. Siamo solo ancora con noi, sì. No, siamo in autogestione da remoto, con International, facciamo tutto noi. È una sorta di occupazione con delle applicazioni che mettiamo una in fila a quell'altra, fino ad arrivare a YouTube addirittura.
esatto, abbiamo anche YouTube. E adesso abbiamo, attenzione, perché nel futuro ci sarà il canale Telegram anche. Già l'abbiamo fatto, già l'abbiamo fatto, adesso lo dobbiamo mettere a posto. Tutte cose che Leo Vicari non sa. No. Leo Vicari me le spiega, Alessio De Giuseppe me le spiega queste, no? Soltanto che... Salutamelo Alessio. Con scarsissimi risultati, ma anche TikTok, boh, cioè... Ecco, no, TikTok serve per tutt'altra roba, oltre che boicottare i congressi di cosa. Ma non c'avete Tinder? Ce l'avete? No. Io so due figli, Leo, che lo sai. Siamo questa è la versione per radio. Okay. Siamo in fascia protetta, quindi non possiamo fare outing su Tinder. Ecco. Ma, comunque, Leo Vicari, adesso torniamo un attimo a parlare come parlavamo, come si parla a Foss on the Radio. Ti ricordi ai tempi quando ci facevi la regia? Le varie gag che sono successe durante le trasmissioni? La birra che è caduta e che non l'ha mai saputo nessuno? Tipo. È andato in prescrizione, si può dire. Oppure le volte che dicevi, ah ragazzi, stasera devo fare un ciappino su, poi non ci si vedeva per due ore. Vero. Chissà che cazzo andavi a fare su, secondo me. Cioè, te avevi Tinder magari. Beh, sì. È che non si ricorda più la password del profilo. Sai quante ne lasciate perdere? Prima del mio ultimo giorno di lavoro a International ho cancellato tutte le cronologie di tutti i computer praticamente. No, sto scherzando, però io andavo su e preparavi delle trasmissioni facevi dei ciappini. No, quello senza. Ha parlato del re dei ciappinari. Io ho ancora questa cosa che in faccenda faccendato andava di sopra e resterà sempre, vorrei fare la stessa cosa, ecco. Ma tu lo fai già, non hai una sede fisica, sei un ectoplasma, parli da luoghi in cui non sei, ormai puoi tutto, anche vestirti come me, mannaggia. Comunque io di vicino a casa ho un ciappinaro che c'ha proprio come fuori un foglio appiccicato con scritto piccoli ciappini, cioè come se fosse la sua insieme. Quanto è bella piccoli ciappini. Bellissimo. È poetica. Leo Vicari che non abita più in Piazza d'Arrieta, diciamo, per i suoi followers. No. Dove sei direttamente al Pratello? Dove sei andato, Leo? Al Barazzo c'è un letto per Leo Vicari. Esatto. Ha subappaltato lo scantinato il Barazzo. Grazie. Esatto. La pizzeria di fianco, esatto. Quando chiude la pizzeria, esatto. Mette, avvicina due tavoli, mette un lenzuolino e sta lì. In vestaglia, in kimono. No, sto in zona Baraccano, quindi... Ah, però... Non ti no, no, però anche tempo. Quello un barrio molto vero, cioè non è una via Santo Stefano da Piazza Santo Stefano, cioè no, una via no, Condazza, Brocchindosso. È una via dove ci sono stati, non so se è aperto ancora il bar, come si chiamava? Bar Michi e qualcosa? Michi e Max, beh, assolutamente. Cioè, stiamo parlando di un bar che ha la questura di Bologna ed ha causato dei problemi, quindi è una zona tiepiduccia, diciamo così. Michi e Max, che aveva la porta del bagno, un sito cesso. Era un cesso, non era un bagno, hanno scritto la verità. Però avevano ancora il biliardo, il biliardino, era... Dipper. Era un bel avamposto, perché poi se riesci a trovarti, secondo me, in qualunque posto tu viva, che tu viva in città, in campagna, in periferia, secondo me devi trovarti un villaggetto tuo. Ah sì. Come regola puoi andare d'accordo con tutta la città. Cioè, quindi trovati il villaggetto tuo e stai bello sereno. O delle grotte sparse in qua e là, ecco. Ah certo. Sì. Abbiamo qualche altro messaggio, se no Leo magari... Per Leo sì, c'è parte della gente che dice bella Leo. Grazie Leo. Ragazzi. Testimonianze di affetto al nostro ex regista. Ma Leo è nei cuori di tante persone. A parte il fatto che molti di noi, molti fortunatini, lo seguono nelle sue varie trasmissioni, sia radiofoniche che televisive. Guarda che faccia che c'ha. No, io credo, no, guarda, una cosa che hai detto. Allora,
Io credo che fin dal primo momento uno a Bologna, o comunque in una città dove c'è un derby, uno non debba avere paura di dire per chi tifa. Perché poi alla fine chi ti segue ti determina per come fai il tuo lavoro. Non, ah, certo. Cioè, non per chi tifi o meno. Quindi io non sarò mai quello che dice viva lo sport, sono contento se vince l'una o l'altra. Ragazzi, uno nasce tifoso, non nasce giornalista, non nasce speaker. Certo. No? Cioè, prima sei tifoso, però quando fai il tuo lavoro lo devi fare con la massima lealtà. Ah, certo. Quindi anche per questo magari, cioè, quando dici Leo di Fortitudino, beh certo, io adesso amare la yoga, cioè, ma non mi vergogno mica. Tu sei uno che ostenta i nostri colori e il rosso si vede anche tanto, anche perché è l'unica occasione in cui la Fortitudo abbraccia quel colore. Ti posso definire un po' il Walter Fuochi de Noantri? Perché ti spiego, cioè io è uno dei pochi giornalisti e ti assicuro che penso anche in collaborazione con Bortolotti hanno scritto un pezzo dopo il derby. E ti assicuro che è uno dei pochi giornalisti virtusini che comunque, dai, lo si legge, perché comunque non ha mai nascosto, anche in trasmissione, la sua fede sportiva, ma quando racconta la Fortitudo lo fa anche conoscendo la Fortitudo, da bolognese. Quindi per me tu potresti essere dall'altra parte del fiume, il Walter Fuochi, quindi forse i virtusini potrebbero vederti quasi così, più come il partigiano di turno, perché... conoscendoti cerchi di essere in primis obiettivo, quindi ma guarda Frollo, ti ringrazio perché Walter Fuochi è la penna migliore di Bologna, cioè per quanto riguarda non solo il basket, ogni volta che si legge Walter Fuochi è un romanzo. Credo che prima di me venga Marrese, perché anche forse per lo stesso giornale, cioè allora Fuochi virtusino, Marrese fortitudino. Però credo che dopo di me, io ne ho 42 adesso di anni, dopo di me una cosa che sto notando un po' nei colleghi più giovani, che sono molto bravi e si preparano molto, faticano ad esprimere una chiara preferenza, quindi sì, forse è anche questo un po' lo specchio dei tempi. Io quando cominciai nel 2000, io volevo fare calcio, mi mandarono a fare il basket. E io sapevo perfettamente, dopo due giorni, tutti per chi tifavano. Tutti i tuoi colleghi, dici? Certo, sì. Io ero il cinnazzo e tutti i guru, i top, io sapevo perfettamente per chi tifavano. Ed erano tutti Virtus. Forse ce n'era uno, massimo due, ecco. Diciamo. Ma no, neanche. Ma dicendo proprio massimo due, così secondo sappiamo i tempi. I tempi non sono cambiati da allora, comunque come appartenenza, diciamo. No, purtroppo però vedo che quel modo di fare un po' giornalismo e di metterci un po' del romanzo, che poi vuol dire saperlo raccontare come il basket lo vede veramente un bolognese quando parliamo di Fortitudo e Virtus, quindi... Guarda, quell'articolo lì scritto, mi sembra, a due mani, a quattro mani, tra Bortolotti e Fuochi, per me era tanta roba sul derby. Allora salutiamo la radio che diamo appuntamento per chi ci ascolta in radio a settimana prossima, solito orario dell'Upi nel Bronx, mentre domani sera c'è la riunione, come adesso vi dirà Ivan Leo Vicari. Sì, vengo. Perché una volta era lui che dava l'appuntamento della riunione. E dicendo vengo. Esatto. Domani vengo, proprio. Sempre. Adesso la riunione, Leo, la facciamo in carrozza, non so se è presente. Al Fossolo? Sì. C'è la casa mia. Grande. Ivan, ce l'hai l'indirizzo della carrozza? La carrozza di via Felsina, forse c'è. Viale Felsina 50, forse. Era una volta, è dove ci sono i centri sportivi, lì dietro a più o meno di fronte al Bosco l'hotel. Certo. Il palazzone del Bosco. La carrozza una volta era lì da Viale Lenin, no? Dove tanto l'avrà guidata. Esatto. L'abbiamo salutato. Bene. Si sta guardando Giorgio Archetti, che salutiamo. Ciao Giorgio. Vabbè, che dire, Leo.
Ragazzi, è stato un piacere. A quando una prossima opera? Una pubblicazione, diciamo, una pubblicazione. Allora, non si può dire, non si può dire. No, c'è un'idea che però se deve nascere ho tempo 2 mesi. Quindi sì, cioè, o tra 2 mesi o niente. Ci sentiamo verso la fine di maggio, quindi, magari. E poi c'è un'altra mezza cosa che non è un'opera, però è, vabbè, una roba che c'entra con Rimasugli, vabbè. Quindi probabilmente c'è un sequel o qualcosa su Rimasugli, ci stai dicendo? C'è già stato il sequel a Rimasugli. Ma è un trequel, sì, esatto. Una saga ormai. Oh, io ho fatto le Aldini, roba, non ne parlate in latino. Vai. No, ma ve lo dico, cioè, ve lo dico assolutamente il giorno stesso in cui si decide se sì o se no. Certo. Anche perché sai che se devi fare pubblicità, noi siamo i primi a voler fare le marchette, sono le marchette. Una cosa importantissima. Tu ci hai insegnato cos'è proprio la marchetta, cioè noi abbiamo il metodo Vicari. No, ma quella è la marchetta. Quando avete dato il sottotitolo al libro, il libro immaginato, Rimasugli, scusa. Sì. Toro la disse, mi ricordo. Esatto, mi ricordo. Va bene. Allora, Leo, ti salutiamo, è stato un gran piacere riaverti qua con piacere noi. Poi mio, sai che te qua sei di casa quando vuoi. Grazie per esservi ricordati. Ma ti citiamo a una puntata sì, una puntata no? Tipo ogni tanto salta fuori, come direbbe Leo Vicari. Okay. Quindi vi cito io la prossima volta. Grazie ragazzi. Va bene, ciao Leo, ci vediamo a Blue Dog. Ciao, certo, ciao. Grande Leo. Black Dog, quindi in zona Blue Dog. No, Blue Dog è in via della Gravia. Ho sbagliato pub allora. Dietro il palazzo. Sì. Ci vediamo lì noi. Allora, aspetta che c'ho 800.000 messaggi dall'inizio della trasmissione da leggere, perché con Leo che bello il tempo passato con Leo. Ah sì. È tempo guadagnato quando sei con... Sì, si imparano, dice sempre cose nuove, anche quella che ha detto prima sugli allenatori era tanta roba. Allora, Francesco Silipo dice: ieri abbiamo vinto perché non ha giocato Manna. può darsi. Questa come gag ignorante, con tutto il bene che si può volere a Manna, sì, l'accettiamo, dai. Sappiamo che è stata fatta con ironia. Poi Massimiliano Fanti dice: voglio la canzone. Se qualcosa, Ivan Nanni, te di la canzone. Dipende quanto tempo fa l'ha scritto, non lo so, chissà che canzone. Forse citavo qualcosa che stavano dicendo in quel momento, però di che canzone parlava. Sempre attenta alla nostra energia. La regia, l'ho detto prima, 40 minuti fa, già non ricordo quello che ho fatto un minuto fa. Posso chiedere una cosa? Io non so. Che webcam hai, ma c'è qualche speranza che quella roba che sulla testa ti caschi sopra? Questo oggetto qua sopra? No, dicevo quello dietro, che mi sembrava più pesante. No, niente, no, è lontano. È troppo male quello. Perché se così sembra proprio tipo Galileo, che se casca ti va in testa. Esatto. Faccio bene, ci faccio. Va bene. Allora, Enrico Buccheri con la Sirudella. Oggi è la Sirudella particolare, ve lo dico già. Ci siete? Sì, dove è andato Maxino? Maxino è andato in bagno? Ovviamente sì, io mi muto perché su Enrico mi muto. Allora, mentre noi siamo concentrati sulla salvezza, in Russia e Ucraina vige follia e scelleratezza. Perché armare tanti ragazzi in modo maldestro? Loro preferirebbero sfidarsi a calcio o a pallacanestro. Per questo vincere a Trieste non è stato così speciale, ma lo è quello che sta facendo Fortitudo per il Sociale, che sta portando aiuti a tanta gente con i suoi progetti, quindi il premio MVP lo diamo oggi a Giorgio Archetti. Tanta roba anche questa. Giorgio Archetti che stava guardando magari. Farà piacere ascoltare. Sì. Sì, in momenti del genere persone che hanno la possibilità e la passione per fare questo vanno sicuramente lodate, perché poi sono il collettore che permette a chi può dare qualcosa di poterlo fare, quindi sono fondamentali certe figure.
Assolutamente. Allora, Lorenzo Manadi dice: Enrico Buccheri concordo in pieno. Oggi il premio va a Giorgio Archetti e a Fortitudo per il sociale. Se lo meritano per tutto quello che hanno fatto per alcune persone ucraine che avevano bisogno di aiuto. Questo vuol dire avere cuore e mettersi a disposizione del prossimo. Poi Lorenzo Termo dice: io mi sono quasi convinto che sia un vantaggio avere poche rotazioni per una squadra che gioca una volta a settimana. Chi va in campo è maggiormente responsabilizzato, ha il tempo di entrare in partita e da tutto quello che ha. Sarà un caso, ma tutte le volte che eravamo contati abbiamo vinto e ce la siamo perlomeno giocata. Sì, forse sì. Pizza può dire qualcosa al merito. Diciamo che Martino ci sbaglia, è un po' un'arma a doppio taglio questa, perché essere contati poi succede come domenica, che hai due giocatori mezzi acciaccati e dopo devi ancora di più far fatica, però dopo, Martino ci sbasta con le rotazioni ridotte, questo l'abbiamo sempre detto. E sicuramente Pizza mi viene da dire che comunque sia Feldin che Frazier, ma anche Durham, sono uomini che comunque ha comunque selezionato Antimo, ecco, per cui della vecchia architettura rimane Grosel, ma mi sembra comunque a livello di americani loro mi sembra che la palla se la diano per bene. Ieri sai che cosa? Si sono visti dei ribaltamenti di fronte da parte nostra non indifferenti in attacco. Cioè, sì, vedevi proprio la palla che veniva fiondata senza un palleggio sul posto, ma al primo che era libero nella posizione migliore. Questo ha fatto sì che alcuni tiri venissero presi con degli uno contro uno che partivano con la difesa aperta. Secondo me li abbiamo anche veramente messi in crisi, cioè non abbiamo fatto un lavoretto, abbiamo fatto un lavorone. Ecco quello che volevo, non so, il tuo parere, che magari... Abbiamo nell'ultimo quarto sembravamo il destecce, abbiamo tirato praticamente solo da 3 punti, però erano tutti tiri, come dici tu, che ci stavano costruiti bene. C'è stata un'azione, per dire, che mi sembra, che non mi ricordo se è stato Oradori o Pelvin, perché vi ho detto che ho guardato la partita con un telefono piccolissimo, che ha tirato 2 volte, le ha sbagliate tutte e due, però erano 2 tiri da prendere assolutamente piedi per terra verso l'angolo, no? Sì, sì, sì. Poi fuori di tirare, quelli importanti sono entrati, però comunque cioè, ieri abbiamo preso dei tiri che ci stavano, cioè, secondo me questa squadra sta iniziando anche a giocare bene assieme. Poi tocchiamo ferro, siamo indietro perché comunque dobbiamo fare ancora tantissimo, ma mi sembra che la strada sia quella giusta, ecco, e non rimaniamo su un pensiero che si inizia a sentire, perché non si sono messi a giocare così prima. Esatto. C'erano problematiche che probabilmente si sono state risolte, non ci interessa, da qui alla fine abbiamo delle finali e da qui alla fine vedete che non sono più alibi e quindi la squadra sta dando tutto, cioè veramente. Dunque, io faccio presto Pasqua, perché immagino che hai 2000 messaggi. Io devo dire una cosa, che questa la penso veramente col cuore. Cioè, piuttosto che stare a criticare io quelli che sono rimasti, perché abbiamo visto di tutto quest'anno, ci sono stati anche dei motivi per cui la gente è scappata, ci mancherebbe, perché comunque sappiamo tutti che giocare in questa fortitudo è difficilissimo. Adesso questi sono rimasti e questi stanno facendoci vedere questo, e quindi dal primo all'ultimo mi piacerebbe che non venisse criticato nessuno, avesse apprezzato quello che stanno provando a fare, perché stanno provando davvero a salvare la squadra. Poi dopo ci sarà un'estate sicuramente burrascosa, però loro adesso stanno provando a salvare la fortitudo, e sentire delle critiche, che sia Martino, che sia Daradori, quando c'è della gente che è scappata via, cioè, mi dispiace. Cioè, dovremmo concentrarci nel sostenere questi ragazzi. Sì, no, voi vi starete chiedendo perché Ivan Lani si è messo così. C'è un messaggio che lo riguarda. È 10 minuti che sta aspettando a chi legga quel messaggio. Vai a cagare. Va. Allora, il messaggio è: esonerate Ivan Nani dalla diretta. Ma guarda, non l'avevo visto. No, non l'avevo visto. No, ero in posizione per ascoltare le va là. Notando che persino c'è un audio che non mi piace, ma purtroppo va così. Ho cambiato il microfono, forse è troppo basso, ma va bene. Poi allora Eugenia Eugenia dice: oh, che bella ballotta ci sarà a Sassari. Sì, ci sarà anche Uglietti, te lo dico già.
Ha chiamato, ha detto che viene con noi. Poi Roberto Ravicao, Fortitudo a Sassari, a tutto Cannonau, un'altra bracciolata, questa però ci sta, dai, degna di nota. Speriamo dopo la partita, festeggiando, dai. Davide Volpe, ieri... Maxino, hai visto che ha parlato di bracciolata, la battuta di braccio su Treone, se c'è ancora qui, che ci sto pensando. Lì parliamo del re, cioè... Lì parliamo del re. Vabbè, però o la condividete o state zitti, cioè... No, perché praticamente Fede Pistone ha scritto se Fantinelli avesse fatto la ruota e un buon braccio risposto alla ruota, non è mica un pavone. Grande braccio. Vabbè, poi scrive poco, però oggi dai. Quando scrive proprio. Esatto. Beh, è il profilo, quello è... Davide Volpe gli dice: ieri pensavo che a mettercelo in quel posto fosse Luca Campogrande, mi sarebbe dispiaciuto. A un certo punto ha infilato 3 triple di seguito che sembrava Kerry, poi per fortuna è tornato Simile Uglietti. Sì, Luca era l'ex che ieri ci stava facendo un male della Madonna, a differenza di Cavaliero, che ringrazio per la prestazione da 22 punti minuti e 0 punti e meno 8 plus minus, grazie Daniele. Luca ha giocato 20, Cavaliero ha fatto 0, ma Luca ha giocato una partita tosta, anche perché a differenza dei suoi compagni era veramente in partita, e quindi i suoi 25 minuti se li ha fatti penare, ha fatto 11 punti. Dai, è andata bene. Come dici? Sì, te lo dico subito. Banks ha giocato 23 minuti, quindi 2 in meno di Luca, e ha fatto 12 punti, 1 in più di Luca. Sì, è un giocatore come lui. Poco minutaggio, ma limo anche. Sì, non ha tanto. Oddio, ha 13 di valutazione, quindi è stato utile alla squadra, diciamo. Però, ad esempio, con lui in campo la squadra ha un meno 5, e invece con Luca in campo la squadra a Trieste è un più 1. Quindi, obiettivamente, per me, ieri è stato il migliore in campo di Trieste. Lui, e direi Delia, l'altro che ci ha dato un po' di Delia, sì. Però gli altri che potevano farci molto male, cioè il lituano, Graziulis e quant'altro, li abbiamo limitati, ecco. Vi presento Carletto. Grande Carletto. Ma è Carletto Principe dei Mo? No, è Carletto questo, Carletto. Ciao Carletto. E a proposito, ho mandato un audio che non so se possiamo mettere in onda, ma è un audio dalla trasferta di ieri, potrebbe essere un buon ricordo anche della trasferta di ieri. Non so, cioè, se Pippo Nanni riesce a riprodurre in trasmissione quest'audio, ma è solo Pippo Nanni un cazzo. Pippo Nanni è hai ragione, scusatemi, il precedente, se Ivan Nanni riesce a mettere quell'audio, io lo posso far play, si dovrebbe sentire, forse non lo sentite voi, ma su Facebook si sente, non so come farlo sentire a voi, questo è il problema. Va bene. Voi lo ascoltate dal telefonino, vado? Vai così. No, siete un cazzo. Siamo calmi. Si è lanciato una cosa più grande di lui, e se hai altri messaggi andiamo avanti. No, allora, aspetta. ce l'ha fatta, dice che ce l'ha fatta. No, non c'è. Allora vai pure con quest'audio. Scusa, l'audio è un... Sì. Che rumore è per te? È una scoresina, che cazzo è? No, il primo che sbaglia è proprio il nostro regista, non è una scoresina. Io non ho sentito niente. Noi non l'abbiamo sentito e non possiamo indovinare, ma chi è a casa potrebbe dire la sua, che ha sentito, se no vai avanti con i messaggi. Avanti. Giuseppe Posti dice: con il cuore e con dei grandi tifosi, sempre Forza F. Alberto Pietro Poli dice: pronostico 24, se non 26 punti, le 3 in casa e l'ultima Casalecchio praticamente in casa. Ogni partita una battaglia, una finale. Davide Volpe dice: per lo scudetto occhio a Brescia, loro hanno Nazareth, il che la dice lunga. Dice, gli dà una mano? Brescia 11 vinte consecutive intanto. No, visto che è venuta qui e passeggiato su di noi, in realtà Brescia è una signora squadra, ecco. Sì.
Livio, grande Livio di Gorizia, che dice: ma vai Fortitudo, roncola per tutti. Ecco, a proposito di roncola, visto che c'era gente che ieri ti aspettava, Livio, perché non sei venuto? Ping. Troppa roncola. Vabbè, un abbraccio a Livio, che e poi è andata bene, sarà contento comunque del risultato, direi. Poi Valentino, il fotografo, dice: ma riuscite a fare andate e ritorno in giornata per domenica prossima? Eh no, torniamo lunedì, torniamo esatto. Lunedì mattina. A che ora è previsto il ritorno? Ti ricordi? Mesdè, 11 qualcosa, 11 qualcosa. A Sagnacà mesdè? Sì. Oh beh, perfetto, nessuno. Poi... dopo trasmissione. Come? Giochi su un piano lunedì sera, tra l'altro, dopo che facciamo la trasmissione. Ah. Proprio iniziamo la Tour de Force. Tour de Force. Allora, Giorgio Archetti ha scritto e dice: saluti a tutte, barra I, ho fatto un po' tardi. Forza F sempre, grande Giorgio. Oh, Filippo Nani sta guardando la diretta, quello stronzo. Ecco, è una sera che prende vacanza. Ma dai, cioè, veramente... No, no, questa non l'accetto, a parte che non l'ha detto a nessuno. Dov'è che l'ha scritto che non c'era oggi? La Fede almeno l'ha scritta. Ma te chi sei, scusa? Io sono il grande leader Massimo, che dopo capito, dopo Leo Vicari mi sento quasi... C'è al corrente una volta che l'aveva scritto te. Sì, è vero, dove avete al corrente, hai ragione. Pippo, rendi corrente la chat. Quindi, capito? Hai scherzato due volte, esatto. Hai scherzato perché gli hai chiesto e hai avuto il permesso, però non ci hai messo, ma io lo so perché l'ha fatto, perché così noi siamo almeno rimasti tranquilli fino alle 19 in punto, quando penso che abbia combinato un casino in verecondo, visto che io non ero ancora qui. Ah, sì. L'ha fatto per non metterci ansia, tanto quello che avevo appena cambiato i dischi dei freni e quindi c'era il problema che non frenava benissimo. Però appena rodato è ripartito e ci vuole un attimo. Vabbè, lasciamo stare, come dicevo. Avanti che ce fa, abbia fame. Davide Volpi dice: cavaliero merda, a cui ci associamo completamente. Oh, assolutamente. Poi dice anche: ma l'Alexander di Trieste era quello che giocava nelle Bave? Mamma mia, che scappato di casa. Comunque tanta roba vincere su due campi ostici da sempre come Treviso e Trieste. Sì, di Alexander la stampa di Trieste aveva scritto dopo la partita con Sassari che si chiedeva come mai Scariolo l'avesse preso la Virtus. Non credo che dopo la seconda partita di 4 minuti e 2 punti, comunque, perché ha fatto 1-2, abbiano un pensiero diverso. Alexander sembra ad oggi aver giocato bene purtroppo solo il derby d'andata, che come ha detto Leo, coi punti di Alexander in meno, anzi molti di meno, lo vincevamo. Ce ne fece 13, 12, Allora Enzo Rivasi dice: Banks ha giocato con noi perché si è trovato spesso a difendere su Benzing. Sì, ma si è trovato spesso a difendere su Benzing perché noi l'abbiamo cercato, secondo me, quel mismatch. È successo troppe volte per essere un caso. Forse perché Trieste, cambiando su ogni blocco, la portavamo a giocare così. È stata una partita veramente studiata per bene, dai, su. È inutile dirlo. È mantenuta anche perché ci vogliono i nervi saldi quando Trieste supera a non molto dalla fine. Allora, Francesco Silipo dice: bottigliette di Campari? Ah, penso sulle 300. No, un centinaio ne è rimasto, è che ce n'erano 400, credo. Che è un numero che non pensavo potessero dartene, 400 di Campari, capito? Dove le prendi? Vai alla metro, quei posti lì. All'ingrosso, sicuramente. Sì, sì, sì. Al cash and carry dove va pizza. Esatto. Sì, ma un bar che... ho seguito la storia. Hai seguito, sai, allora raccontiamolo perché... È andata avanti settimane e settimane e settimane. Cioè, con Beppe che andava a vedere al cash and carry quanti sì, ce n'erano al massimo, quanto costavano, con un... Quindi è stato un approvvigionamento giorno per giorno. È andato avanti da quando siamo andati a Marina, quella domenica che non si giocava, che è nata questa idea da parte del festeggiato, che era partita da 1000, poi dopo, insomma, ho visto
sentito che erano 500, credo. Ah, vedi, alla fine 500. Allora ne abbiamo consumati più di 300, dai, fila. Ci sono stati varie escursioni nei vari posti. Poi c'è Ganda, che aveva un amico che faceva il fornitore. Insomma, sono riusciti a prendere al prezzo migliore. L'abbiamo anche comprato seguendo l'azione della Campari, proprio in borsa, quando magari siamo andati a fare l'acquisto. È stato proprio studiato. Ecco, beh, abbiamo un team logistico... Quasi le fa fatte bene. Ma sì. Ah, comunque dice il Francesco, sì, dice che bottigliette di Campari era riferito all'audio, che noi non abbiamo sentito. No, non era bottigliette di Campari, però acquerella, focherello anzi. Okay, è arrivato Beppe adesso ascolta, a guardare la diretta, quindi magari ce lo dice lui il numero esatto. Beppe, no, Beppe sa da che cosa proveniva. Ah, ok. Allora, Livio di Gorizia dice, sarei venuto voi ma non sono riuscito, prometto che prima o poi ci vediamo. C'è bisogno, c'è bisogno. Sì. Poi Eugenia dice, voci di corridoio affermano 480 bottigliette. Sì. Si vede che qualcuno se ne... Scusa, c'è uno che se ne è tenuto una confezione da 20, non si può spiegare, dai. 480. Ho visto una foto di uno che all'interno dormiva abbracciato alla cassa di Campari. Era dietro di me, aveva dato tanto durante tanto il viaggio d'andata e anche durante la partita. Ha fatto l'amore con una cassa di Campari. Comunque, storicamente a Trieste qualcuno muore, tra virgolette. Il morto non c'è stato. No, non c'è stato. Lui perché... hanno fatto credo un massaggio cardiaco qua al bordo. Sì, l'hanno svegliato con modi molto delicati al bordo, puoi immaginare. Ma non è leggerissimo andata e ritorno per Trieste, no. Poi con qualche decina di bottigliette di Campari in corpo ancora meno, t'assicuro, perché c'è quella roba che ci ha reso, sembravamo tutti una tribù, avevamo tutti una lingua rossa alla cocciniglia e sembravamo veramente un gruppo ieri. Alla cucina, esatto. Possiamo, a parte Carletto che sta invadendo la postazione di Pasqua. Ma è una roba fighissima questa, eh? Cioè, non so se l'avete presente. No, però ho visto che diventa rosso. Ma diventa rosso perché, adesso non so se si sente, c'ha dei sensori che tu lo accarezzi e lui si emoziona. Sì, sì, ho capito. Anche Ivan ha una cosa che se la carezzi si emoziona. Se gli dai le pacche qua si incazza. Cazzo. Lo fai dormire. Spero di non essere l'unico istacciato ad averla, se no. No, a me succede anche senza carezzarlo, te però mi sono proprio... Tu sei maestro. Va bene, andiamo avanti, se no diamo gli appuntamenti. Andiamo, aspettano. Aspetta, allora Manuel di San Giovanni dice... abbiamo un problema in casa. Senso, una testata contro un muro. Server, mandiamo l'ONU? Sì, mandiamo l'ONU. I caschi blu. Esatto. Allora, Manuel di San Giovanni dice, riferito all'audio Cico che scorreggia? No, ma no, si vede che non sei... Magari a Sassari te ne accorgerai quando succederà e non è quello l'audio. Poi arriva il messaggio... puntualissimo di Beppe che dice Campari sul pullman alla partenza 510, Campari rimasti 145. Campari bevuti tanti, non c'ho voglia di fare il conto, ma tanti. Beh, sì, dai, ci sta, 355 sono. Sono tanti. 65, 365. Dividi per una cinquantina di persone? Ah, fanno almeno il doppio. Ah, esatto, è vero. Sono 6-7 a testa, dai. Ma va là, molti di più. No, sono 6-7 a testa, ma probabilmente bisogna avere, c'è una varianza diversa. Esatto, perché magari c'è quello che ne ha bevuto uno e quello che ne ha bevuto 42. Ma guarda che sono molti di più, ragazzi, che 6-7 a testa. No, è 3,65-50, su. Se tu fai 3, scusa, se fai 3,60 hai ragione. Sì, sono quelli. Sei anche ingegnere, appunto, perché sei ingegnere non riesci a fare sto conto. Però io ho visto tante persone che ne avevano bevute sopra i 30 ieri, capisci? E non ne ho viste molte che ne avevano bevute sotto i 10. Quindi vabbè. Allora, messaggi non ce ne sono più, non so, sono già le 8:30, cosa dobbiamo fare? Io devo andare a prendere il cenno, quindi siamo a parlare, volevo soltanto dire che se non mi sbaglio giochiamo giovedì sera, no, non mi giusto, sbaglio. Giusto.
Sud Leones? Sud Leones inizia il secondo turno. Ma come funziona il secondo turno, lo sai? Ecco, il secondo turno funziona che praticamente le prime sei squadre del girone si rincontrano. Abbiamo dovuto aspettare non so se è stato fatto, se dovrà essere fatto uno spareggio tra gli Airlines, che è la squadra dove gioca Berna, e un'altra squadra che non mi ricordo quale sia. E poi dopo praticamente c'è questa fase che è andata in ritorno, quindi si giocano altre 10 partite. Esatto, altre 10 partite. Noi esordiamo in Furla giovedì sera, purtroppo senza pubblico. Purtroppo. No, perché? C'è stato detto che un numero di persone che possono entrare è molto basso, quindi non stiamo invitando la gente a venire alla partita perché c'è 20 persone possono vedere. Ma perché ci chiamano fuori? Dopo, ci chiamano in furla. Gli spazi sono quelle che sono. Abbiamo perso quest'anno. E poi dopo giochiamo appunto lunedì sera alle 21 al Palace Avena contro il Pensina Basket di Milano. Ho capito. Giovedì. Dopo le prime quattro praticamente faranno una sorta di Final Four. Dai, allora, dai. Che vuol dire che comunque si arriverà attorno a giugno, giusto Pizza? Sì, a giugno. Sì, quindi avremo molto di cui parlare. Io avrò qualche allenamento in più da fare, anche bellissimo finalmente, però la stagione è ancora lunga. Parecchio. Penso che ci possa essere anche una fase regionale, forse adesso quello è ancora un po'. Cioè, quindi si finisce a luglio alla fine. Si finisce a luglio. Andiamo, vai, è un piacere. C'era andare in palestra, dai, andiamo avanti. Adesso sì, aspetta luglio con 85 gradi. Allora, è arrivato messaggio di Ozzy che dice: comunque tutto il mio rispetto per Carletto, è il numero uno. Ma è veramente una roba fighissima questa. Ah, oh. Ma è di tutti e due? È di Dalibor. Quanto durerà ancora? Da quanto ce l'ha? Da ieri. Allora mi sa che è una settimanina. Deve venire a Palazzo, cioè al Palazzo Avena lunedì sera per Carletto. Hai già interagito anche con Carletto? L'hai fatto emozionare? No, lo porterà lunedì prossimo al Palazzo Avena. Certo. Con tutti quei sensori e Dalibor e anche Olli, secondo me c'è troppa elettronica in quel giocattolo. Sì, per durare molto. Va bene, dai, allora chiudiamo qua, andiamo, volete andare avanti? Mi stavo aspettando, ma insomma. Ma chi è che ti aspetta, te? Cioè, facci conoscere chi ti aspetta, perché non ha capito niente di te. Godò, vai. Posso rispondere, Godò? Così, giro indietro. Allora, gli appuntamenti, come abbiamo detto anche prima, domani sera riunione alla Carossa dalle ore 21, mentre domenica la Fortitudo gioca a Sassari, partita non mi ricordo che ora è, 18, dovrebbe essere confermato alle 18, se ricordo bene, alle 18, perfetto. Se volete venire, prendetevi, prenotate l'aereo e venite, noi ci siamo. Se gli aerei sono pieni, affittate. Ma non penso che siano pieni gli aerei. Noi portiamo un manipolo di leoni a Sassari. Alla grande, io vado a letto dopo. Io mangio prima, perché te sei già mangiato. Ho già mangiato, sì. Lo so. Per quello ti rilungo. Mentre lunedì prossimo, solito là dell'Open Bronx, trasmissione, vedremo anche con che cassa saremo presenti. E mentre sempre giovedì ci sarà la partita di Xut Leones, ma a porte chiuse, quindi ci sarà una diretta Facebook, chi lo sa, magari seguite la pagina di Xut Leones e lì ci sarà qualcuno che ve lo dirà. Esatto. La prossima partita, dopo quella di giovedì, sarà lunedì sera alle ore 21 a Palazzo Avena, ma magari ve lo diciamo anche settimana prossima, così siete pronti per andare. Buona, salutiamo, ringraziamo anche Leo Vicari. Sì, ha dato un contributo notevole alla puntata di molto, oggi, molto. Ce l'ha fatta lui la puntata praticamente, sì, oggi. Sì, ci ha portato dove voleva, è stato un bel andare con Leo. È sempre un bel viaggio. Esatto. Adesso prossimamente magari chiamiamo anche Michel, visto che dopo Leo Vicari ci fu Michel come regista. Anche con lui alcune gag le abbiamo fatte. Sì, ma poi tu
Michel lo incalzi, lui diventa timido. Lo sai che Michel, parliamo di Michel Cavina, lo sai che poi so come va a finire, che te vai sempre su quell'argomento e lui no. Non può scucire più di tanto, diciamo così. Mandiamo a quel paese, diciamo, Pippo Nanni e Ivan Nanni, perché hanno fatto una cagata tra di loro, e quindi adesso verranno insultati in chat pesantemente. Continua a dire che è lui che non ha scritto, io vabbè, adesso tu non hai avvisato noi che lui non ci sarebbe stato, quindi ci preparavamo psicologicamente. Specialmente i primi 5 minuti, è stato benissimo. Salutiamo i primi 5 minuti di Facebook. Esatto. Abbiamo detto delle cose che non si possono ripetere in quei primi 5 minuti. E non si possono neanche vedere, spero. Si vedeva, ma non si sentiva. Allora, guarda, mentre cucino l'hamburger, vado a vedere cosa. No, silenzio, senti, leggere la piatta perché. Si vedeva. Il radio si sentiva, ma il Facebook no. Va bene, dai, vi saluto a tutti. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. La nostra storia è ancora scritta, e non importa con chi giocherà, corro al palazzo, taglio la città. Questo lo dico per chi non lo sa, i giorni sognati, la fossa, gli ultra. Soffrire poi apre le porte e ti rialzi ancora più forte, e lo capisco, succede anche a me, lottare per tutta la fede che c'è. Questo lo dico per chi non lo sa, giorni sognati, la forza.